certo che non si capisce più lingua ucraina. Abita, abita. Ecco, questa benedetta, Enzo. No, però è mai la voce della verità. Hai visto che abbiamo messo il braccetto nuovo? Bellissimo. Anche se era più bello quello... Sì. Però è tutta un'altra storia. Almeno non c'è quello scotch lì centrale. Cioè, quindi mo affondi il pugnale nella piaga delle emozioni. Infatti. Ieri non l'ho fatto il buongiorno, Enzo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona domenica. Sarà stata la gioia di tutte le donne, no, gli auguri alle Befane. Infatti, sono le solite cose. Buongiorno Francesco Lanotte, Leonardo Bucci, buongiorno. Che bello, che bella giornata oggi. Allora Enzo, com'è andato questo? Facciamo qui. Arrespusto, Enzo. Ecco, ti ho già... Ho il guaio, Lello, che queste feste basta qualche virus che circola nei locali chiusi e succede il contagio pazzesco. Qui molta gente è ammalata, influenzata. Però tranquilli ragazzi, ci risolleveremo. E buone feste, così si fa di vicoli, secondo me. Che Franco, tu n'avevo fresh, tu n'avevo fresh. Tu n'avevo fresh di qualche estra. Beh, Enzo, io ti dico, voglio aprire questo discorso oggi per il fatto che stanno facendo anche oggi l'area pedonale, che giustamente, come hai detto tu, mi hai fatto osservare una cosa giusta, dice, a aver puzzo, a aver l'accetei, li massacriamo. In pratica chiudono le strade, le rendono pedonali, che magari è giusto così, però poi vanno ad intasare altre strade dove c'è molto traffico e quindi zero veleno da una parte e tutto veleno dall'altra parte. E così non va, non funziona. Anche perché una città così passeggiabile come Barletta si poteva anche fare a meno di camminare con le macchine. Due passi sei al centro, due passi sei ovunque. Non funzionano i servizi, Enzo, se facevano funzionare i servizi e se soprattutto noi alla sem sta a checchere macchine. No, che poi costa sangue la benzina, infatti, non è che te la regalano. Siamo in diretta, sì, siamo in diretta. Oggi è 7, sono finite le feste. Stanno a finire. Oggi è domenica, una domenica normale. E bene o male, già la gente sta. C'è la apocondria, la tristezza che domani. Soprattutto gli studenti. Ecco, bravo, quello lì voleva arrivare. Che domani si torna a scuola, i bidelli, si torna a scuola. I professori. Ma anche per i bidelli c'è questa focundria? No, io sinceramente non mi devo l'ora, anche perché poi sono andato a lavorare il 6 e il 5. Era una domanda tra bocchetto. Da oggi abbiamo un nuovo amico sponsor, che è un grandissimo amico mio, Luigi, della pizzeria Pronto Pizza ex Bettola, in via Roma 57 e 63. Con il telefono 0883 Enzo, vedi che è andato a buco. Allora 50. Allora vabbè, intanto è importante dire la pizzeria La Bettola si chiama Pronto Pizza. Pronto Pizza significa che fa molto servizio a domicilio, molto asporto, quindi si effettua anche servizio buffet, c'è la saletta interna, il tutto in via Roma a Barletta numero 57 63. È un grande, vero? Comunque so che si è messo a disposizione per quanto riguarda... Per la tombolata ci dite quattro di questi, io non li ho usati, questi li useremo per un quiz, per qualcosa di... Vedete? Ecco,
buono omaggio. Eccoci ritornati. Anna Pinto dice: beh, Leonardo Bucci, è brutto il tempo a Milano, no, ma non bello. Fa freddo, dai. Ma poi voglio dire, signori, siamo al 7 di gennaio, c'è una macchina di più. A robè! Ciao! Per qualche scopetta ci vedremo, non ti preoccupare. È vero? Ci vediamo presto, lo so. Un saluto in diretta, questo è bellissimo, questo saluto. Riscande ucchiami. Ho custo trap. Menena, ti è piaciuto un baccale. Ora si inizia con la dieta, sai, mo tutti si vogliono mettere a dieta, tutti si vogliono mettere in discussione perché mo abbiamo mangiato un po' di più, mo si venasse a verdura, va a human day, Nicola Ciniro ci dice siamo uno sul tetto. Nicola, e però non ce la dici dopo, sul tetto, ce la dici prima. Troppo fece, Nico! Quindi mo la Serie A va in vacanza, sì? Sì, una settimana, è un gol. E si ritorna, vedi? Ci sono zone che non prende proprio. Ah, comunque è bello che uno, inserendo la dieta, io ho iniziato a farla il 1° gennaio. No, io faccio la dieta del... come si chiama quella dieta? Insomma, non si faceva proprio del domani. Domani, ma... Del rimandare a domani. Del rimandare a domani. Andiamo dritto? Sì, no, siamo dritto. Ma il discorso non è tanto la dieta, Nello, quando bisogna muoversi, anche perché i muscoli si atrofizzano, sì, i muscoli si atrofizzano, quella è una cosa vera. Ad esempio, sapevi che dopo i 50 anni... i muscoli cominciano anche ad accorciarsi. È vero? Quindi se non li tutti svegli. Tutti i muscoli, insomma, però. Non tutti. No, perché ci sono muscoli che. Per esempio i polpacci, ma a parte gli scherzi, i polpacci. I crampi, vero? Dicendo belli. Si allungano, però non è bello quando si allungano i polpacci. Bisogna fare stretch, bisogna sì. fare... No, ma quei maledetti crampi, voglio... Madonna, no, mano. I crampi sono bruttissimi, Da che... Scusa, ma poi c'è una spicca di aperta, è perché per loro è consentito. No, perché rischiare... Credono che sia consentito. Ma rischi di essere presa sotto, perché... Invece se il semaforo è verde... Allora, Enzo, dicevo, noi abbiamo fatto una bella tombolata, anche se non è stata come gli altri anni. Cosa rende onore a Barretta Veste. No, sì, questo è vero. Perché Barretta Veste ha gettato le basi principalmente sulla solidarietà. E infatti. E questo la gente lo deve sapere, però chi è affezionato a Barretta Veste lo sa. Quindi... è imbattibile Barretta Veste sotto questo aspetto. Infatti dobbiamo dire pure che Enzo, che quest'anno non abbiamo fatto pagare a nessuno niente, zero, cioè non abbiamo messo nessuna difficoltà. In pratica mai... come è funzionato il sistema? Allora, grazie al parroco Francesco Fruscio della chiesa che ci ha messo a disposizione il salone, non abbiamo avuto quelle spese della location, della sì, di gestione, no? Eccetera. E, allora, e quindi come ha funzionato la distribuzione delle cartelle, i premi? Abbiamo dato tutto gratis, tutto gratis. Chi veniva gratis. E i premi, ce n'erano di premi, da che bei premi. Per esempio il primo premio c'era un servizio da 12 di Bavaria, bellissimo, che l'ha vinto una ragazzina di
Dice, tu mi chiama papà, che è presente un film. Quindi è rimasta soddisfatta il pubblico, è rimasta... Allora, poi BB, il mercatore dell'usato. Vabbè, BB si è superato questa. BB non c'ha, ci ha dato due quadri. E questo servizio da 12, più. Ma anche, cioè, ripeto, anche gli altri si sono dati. Angelo il parrucchiere si è messo a disposizione. Luigi della pizzeria. La Bettola. Sì. Ex Bettola, pronto pizza ex Bettola, cioè, si sono messi a disposizione. Felice ha dato un panettone, Felice è il buon Adaloiso. Cioè, no, l'importante è che sia stata una festa all'insegna della gioia. Infatti, quest'anno volevo dirti che il fatto che non abbiamo fatto pagare niente per quanto riguarda, anche perché quando facevamo pagare è perché consumavano pizza, birra, non abbiamo dato la possibilità di far parlare qualcuno che non poteva, perché giustamente dice, oh, io non ce li ho i soldi, ma vorrei venire. Quest'anno è stato bello, è stata la cosa giusta, che era poi aperta a tutti, senza... Ma forse ha dato il là a fare così anche nei prossimi anni, perché ovviamente è tutto organizzato, tutto... Ma sai cos'è, che quando è gratis c'è la paura di non poter ospitarli tutti. Ah, questo è vero. Perché tu lo sai meglio di me, cioè, il giusto era anche fare pagare 2 euro per capire che poi quei soldi vanno, lo sappiamo dove vanno. Qui diciamolo, allora, negli altri anni abbiamo fatto pagare perché, togliendo le spese, il lordo, il resto andava agli amici della Caritas. No, amici di quelli che si aiutavano le famiglie povere. Però siccome quest'anno è stato fatto all'incontrario, nel senso che abbiamo fatto prima la distribuzione dei beni e poi quindi ha funzionato lo stesso. No, infatti poi sono venute anche qualche famiglia che si è venuta a prendere il pacco e è venuta con veramente con orgoglio, perché dici, ci abbiamo passato una bella serata, ci siamo divertiti, dare quel pizzico di gioia a tutti quelli, queste belle persone, perché sono in questo periodo specialmente. Poi arriveranno momenti bui, arriveranno, però cercheremo di fare luce anche in quei momenti bui. E infatti no, perché la indole del Barletta Veste è quella, ragazzi, la solidarietà, il sentirsi vicino a chi fa fatica ad andare avanti, anche con le parole belle, perché anche quelle servono. No, ma Enzo, poi diciamolo pure che si vede quando una persona viene omaggiata da queste cose e ti dà con gli occhi il cuore, proprio si vede che ti vuole ringraziare fino alla... ed è bellissima questa presenza. C'è una cosa, ma non per come dire, non voglio dire che mi fa piacere avere questi complimenti, perché io il mio cuore, come tutti quanti Lello, noi, ormai ci siamo abituati, ecco. Lello, cioè, per noi è bello quando possiamo aiutare una persona e la aiutiamo con il cuore e viene gratificato da queste cose. Ecco qua è la chiesa dove poi Don Francesco disse, noi Gesù ci ha dato questi locali per usarli, non per tenerli. Bello, bello. E la stessa cosa, tu anche tu devi, poi tu compri te. Ma c'è te l'anche da. No, non ti ci siedi proprio. Ignazio! Questo ragazzo mi volevo aiutare. Perché non trovavo. Bravo Guagnon, che fa della torta, però non c'è lavoro, e sai quanta gente veramente non c'è il lavoro. E poi un bel motto che ho coniato a una festa di un paio di giorni fa, dove ho suonato per un'associazione contro le malattie brutte, insomma, e il motto è questo: se ti vuoi sentire bene, fai del bene. È vero, è vero. No, ieri stavo a ascoltare un CD che mi dasti tu, dove c'era quella di... quella di Calcutta, Madre Teresa, sì. Di Calcutta. Madonna, mai!
Madonna, ma sembra lei che fanno chissà. Non capisco che mi ha morito tutto bene, ma l'ha sento tutto corso. Viviamola bene questa vita, mannaggia, mannaggia. Non si dà mai, che gli sa poi. Ma io lo so, mi vedi, non sono ipocrita. Vabbè, però te protesti contro le ingiustizie. Non sono ipocrita. No, non sei ipocrita. Protesti contro le ingiustizie. Ed hai il coraggio di protestare. Quello... Mentre gli altri non ce l'hanno. No, io quando mi voglio riferire, quando anche io mi arrabbio con le macchine, perché certe volte ti fanno perdere la pazienza. E dicevo Enzo, cosa ci abbiamo in pendola per il 2018? Io il mio sogno lo sai qual è? Vabbè, so che ce n'è più di uno. Ma quello che io veramente vorrei tanto è fare questa benedetta commedia all'insegna di Barbetti la Veste, bella. Michele Conti si è messo a disposizione, un grandissimo Michele Conti. Veramente ci mancava. Non stava bene quando non è potuto venire. E se ti dicessi che sto già lavorando per la canzone nuova di Natale? Ma io questo lo sapevo già. Bellissimo questa cosa. Ho buttato già alcune strofe. Però giustamente la commedia è commedia. Un po' bella, ma per far vivere. Come siamo a Barletta, io ecco, quello. Per le prove possiamo utilizzare il salone della chiesa. E voglio. Per fare le prove. E voglio. Ma disse, non ci sono problemi, quando volete a disposizione. Ci abbiamo anche la sede, insomma. Non è che tu dici è piccola per. No, per le prove generali no, è piccola. Però ovviamente poi i parroci si mettono a disposizione. Disse la stessa cosa, dispone di noi, fino a quando è a fin di bene la cosa, vai facile. Ci metteremo al lavoro? No. Perché gli spunti ce ne sono. Se qualche amico vuole fare l'attore, si proponesse. Sì. Amico e amica, cioè. Perché sarà una cosa a pur dice Nicola Ciniero, è presto, eh. No Nicola, chi ha tempo non aspetti il tempo. Venga subito. Anche per correggere se ci fosse qualche sbavatura, perché sono cose che tu vai di fretta, non vedi l'ora di metterlo. Ma io non dico che questa cosa è andata male, anzi quest'anno piaciuta tantissimo la canzone Enzo, è stata veramente bella, non perché le altre due non erano belle, eh. No, sono belle tutte, dai, sono tutte, questa, figlie, sono tutte figlie nostre. Sì, però Enzo, questa, credimi, mi è piaciuta assai dall'inizio. Questa abbiamo toccato le corde del sì, cuore. Perché poi il fatto che il video il fatto Francesco che... ha fatto un video da paura, eh. Che Francesco l'ha fatto? La notte. Ah, lui l'ha fatto questa? Sì. Grande Francesco. Cioè, lui praticamente ha montato tutto, però gli va dato il merito, per aver... alla grande. Quindi diciamo si è concluso bene questo 2017, sì, no, dai l'abbiamo peccato. E poi è partito bene anche il 2018. Sì, diciamo sì, anche se oggi abbiamo avuto una brutta notizia per il Marnarid, se ne è sciolto un Marnarid. Io conosco gli altri, ma lui non ha avuto mai il piacere di... Sariud. Io che ne passa da tempo. Sì. Sembra stato mezzo amore. Io ero Marnarid, vero? Io ero Marnarid, vivace. Condoglianze alla famiglia, di vero cuore. È brutto ricordarlo così, però era dovuto, dai. Specialmente per quelli di Santa Maria che lo conoscono tutti. Con tutto il cuore. Sì. Purtroppo chi non sta bene
Vedi, sono bruttissime cose, il Signore non starà bene, purtroppo questa malattia non vuole andare via, Enzo. Paura studi, eh? Paura.